Hey, bentornati a Didi Uno Gaming Extra! In occasione dell'uscita di Animal Crossing New Horizons per Nintendo Switch, oggi daremo un'occhiata approfondita proprio a questo particolare simulatore di vita. La serie è conosciuta ed amata per i piccoli momenti che riesce ad offrire e di tanti dettagli, quindi direi di iniziare partendo proprio da qualche easter egg. Una delle citazioni più oscure e recenti aggiunta alla serie si trova proprio in New Horizons. Il personaggio di Gulliver è noto per fare spesso delle citazioni ai grandi franchise della Nintendo, come Mario o Zelda. Alle volte, comunque, Gulliver si concede qualche citazione a dei prodotti un po' più di nicchia, nascosti tra i titoli della Nintendo. In un certo dialogo, mentre usa un cellulare, Gulliver dirà: «Non vedevo un segnale di ricezione simile da quando sono naufragato sulle coste di Coral Cola». Il che è una citazione ad un villaggio chiamato proprio Coral Cola, presente nel sottovalutato videogioco action-adventure della Nintendo, chiamato Star Troopix. Il gioco non viene quasi mai citato nei giochi della Nintendo, probabilmente a causa del fatto che non è mai stato pubblicato in Giappone. Un altro paio di easter egg, presenti nel nuovo titolo della serie, fanno riferimento ad un altro grosso franchise della Nintendo, ovvero Splatoon. Alcuni membri della community di Splatoon su Reddit hanno fatto notare la freddura detta dal giocatore quando pesca un calamaro, che recita «It's off the hook», dove «off the hook» fa riferimento al nome del gruppo di alghe e nori, chiamato per l'appunto «off the hook» in inglese. Ma potrebbe dire anche una seconda frase, che recita «I had an inkling I might», il che è un riferimento ai calamari antropomorfi della serie di Splatoon, chiamati per l'appunto Inkling. Come dicevamo, molta della bellezza di Animal Crossing sta nei dettagli, come quando si decora la casa. Esiste un pezzo di arredamento presente in più capitoli della serie chiamato Quadro Comandi Maxi. Nonostante i pulsanti su quest'ultimo sembrano messi in ordine casuale, in realtà nascondono una piccola citazione. Sul lato destro della console ci sono quattro pulsanti posizionati in uno schema a rombo, di colore blu, verde, giallo e rosso. Ciò è una citazione alla versione giapponese ed europea del controller del Super Nintendo, i cui pulsanti X, Y, B ed A erano colorati allo stesso modo. Un'altra citazione della serie si nasconde dietro i vecchi ed iconici giroidi. Nella versione giapponese dei giochi vengono chiamati Haniwa, in riferimento a delle statue di terracotta realmente esistenti che portano lo stesso nome e che venivano spesso usate nei rituali o sepolte con i defunti. La citazione di cui parliamo, comunque, è nascosta nel loro prezzo di vendita. I giroidi valgono 828 stelline, il che, probabilmente, è un gioco di parole. In giapponese, infatti, il numero 828 può essere pronunciato Ha-ni-wa, come la statua. Questo perché il numero 8 si può leggere sia Ha che Wa. Quindi in giapponese il suo nome è anche il suo prezzo di vendita. Oltre che tramite la compravendita, in Animal Crossing ci sono moltissimi oggetti da collezionare ottenibili esclusivamente tramite lo svolgimento di particolari azioni, come ad esempio i fossili, che si possono ottenere scavando. Essi possono essere utilizzati per decorare la propria abitazione, o se ci si sente molto generosi, possono essere donati al museo, per permettere a tutta la cittadina di ammirarli. Parliamo del fossile di Seismosauro, introdotto in Animal Crossing Wild World. Interagirci al museo farà in modo che Blatter o il gufo, il gestore del museo, ci informi che il Seismosauro è il dinosauro più lungo mai scoperto. Ciò nonostante, in New Leaf quel fossile ha cambiato nome, a causa della riclassificazione del suddetto dinosauro avvenuta per mano dei paleontologi del mondo reale. Secondo il loro attuale parere, infatti, i Seismosauri non sono una razza a sé, ma semplicemente degli esemplari estremamente grandi di un'altra razza, detta Diplodocus. La dedizione di Nintendo riguardo questi fatti scientifici presenti nel gioco è ammirevole, soprattutto se consideriamo che Animal Crossing è un gioco popolato da animali antropomorfi in grado di parlare. La serie di Animal Crossing, così come la conosciamo, è piena di riferimenti culturali, con oggetti ed eventi che vengono modificati in base alla regione in cui viene venduto il gioco per adattarsi alle tradizioni di quest'ultima. Ciò viene fatto durante il processo di localizzazione per assicurarsi che il gioco possa essere apprezzato appieno anche al di fuori del Giappone. Ciò nonostante, alcuni elementi della cultura giapponese sono sempre presenti, a discapito del luogo di vendita. Prendiamo per esempio le bambole d'arma, delle bambole dei desideri che possono essere acquistate da Tom Nook per decorare la propria casa. Esse sono una citazione delle bambole realmente esistenti in Giappone, chiamate bambole Daruma, simbolo di perseveranza e fortuna. La baffuta faccia rappresentata su queste bambole rappresenta il fondatore del buddismo Zen, tale Bodhidharma, noto per praticare la meditazione e per professare l'autorealizzazione. I giocatori di Animal Crossing sanno sicuramente che gli occhi delle bambole Dharma sono bianchi quando vengono acquistate, ma che possono essere colorati, uno alla volta, interagendo con l'oggetto. Anche la loro controparte nel mondo reale, le bambole Daruma, viene venduta con gli occhi bianchi. Tradizione vuole che il possessore ne colori un occhio esprimendo un desiderio, ed in caso quest'ultimo si avveri, colori anche l'altro. Una volta colorati entrambi gli occhi, quella bambola diventa un simbolo di successo e di illuminazione spirituale.
Le bambole d'arma in Animal Crossing, tra l'altro, sono utilizzate in funzione del Feng Shui, che in questi titoli è utilizzato come meccanica di gioco. Esse aumentano la fortuna del giocatore se vengono posizionate sul lato est di una stanza. Avere una bambola d'aruma nella propria casa promuove la pace interiore ed il concetto di diventare un tutt'uno con la natura, che alla fin fine è ciò che promuove Animal Crossing. Abbiamo già spiegato in altri Didi no Gaming che il personaggio di Sonia e la sua casa del sogno fanno riferimento alla leggenda del Baku, o Dream Eater. Ma esiste un altro personaggio, ovvero Blanca, un felinide senza volto dal genere sconosciuto, che appare di tanto in tanto nella saga di Animal Crossing, che è ispirato anch'esso ad una leggenda del folklore giapponese. Blanca è ciò che definiremmo un imbroglione per natura, che durante l'evento del 1 aprile in New Leaf si diverte a nascondersi nelle case dei nostri vicini per trasformarsi in copie esatte dei padroni di casa. A quel punto chiede al giocatore di riconoscere qual è la copia vera. Questo minigioco è ispirato al comportamento del Noperabo, un fantasma senza volto che utilizza spesso la sua abilità di mimetizzazione per impersonare dei conoscenti delle persone che incontra. E diciamo che l'essere senza volto lo aiuta un po' in questa operazione. Anche alcuni pezzi di vestiario nascondono delle citazioni. Esiste un indumento che è stato mostrato nel tourism trailer di Animal Crossing New Leaf, ovvero una maglietta acquistabile nel gioco che riporta la scritta NTDO, la cui scritta per l'appunto NTDO è un'abbreviazione per il nome Nintendo. Sulla maglietta è riportato anche un numero, 1889, che è l'anno in cui la Nintendo è stata fondata a Kyoto, in Giappone, da Fusajiro Yamauchi. All'epoca la Nintendo non era altro che una piccola compagnia che vendeva giochi di carte ed avrebbero iniziato a interessarsi a giocattoli e videogiochi solo verso la metà degli anni 60. Nel primo Animal Crossing è possibile assistere a un evento in-game in cui un abitante della città dirà al giocatore che qualcuno ha preso in prestito il loro Pokémon Pikachu e non l'ha ancora restituito. Richiederà poi al giocatore di assumersi l'infausto incarico di andare a chiederlo indietro. Il fatto è che qui non si parla del Pokémon chiamato Pikachu, ma di un prodotto della Nintendo chiamato proprio Pokémon Pikachu, un dispositivo con protagonista Pikachu prodotto dalla Nintendo stessa nel 99 in risposta alla popolarità del Tamagotchi. Più che spingere il giocatore a prendersi cura di un animaletto, Pokémon Pikachu imitava un processo simile a quello di Pokémon Giallo, atto a farsi amico Pikachu. Un contapassi all'interno del dispositivo premiava il giocatore con un watt per ogni 20 passi compiuti, ed il giocatore poteva utilizzare questi watt per regalarli a Pikachu o, stranamente, per giocarci d'azzardo. Vi è un'altra citazione nascosta nella musica di Animal Crossing. La canzone KK Condor era originariamente chiamata Peru no Uta o Song of Peru nei giochi giapponesi. Il nome è probabilmente stato cambiato per evitare di citare uno stato del mondo reale. Ciononostante, la canzone è molto simile alla Song of the Condor, una canzone tradizionale della civiltà delle Ande che vive proprio nell'attuale Perù. Uno dei software a tema Animal Crossing meno conosciuti dal grande pubblico è un'app per DSi, una calcolatrice a tema Animal Crossing. Nonostante l'app non sia molto più che una calcolatrice, nasconde un paio di simpatici easter egg. Se il risultato di un'operazione del giocatore è un numero che può essere letto come una scala di numeri, ad esempio 1234, non appena verrà premuto il tasto uguale, sullo schermo superiore appariranno Tom Nook e dei fiori. Se il risultato contiene invece lo stesso numero ripetuto più volte, tipo 777, apparirà sempre Nook, ma invece dei fiori ci saranno un numero di palloncini uguali al numero ripetuto. Ed ora è il momento per la curiosità random di oggi. Diamo un'occhiata alla trilogia The Legacy of Goku per Game Boy Advance. Gli sviluppatori di questa trilogia, la Webfoot Technologies, sono riusciti a ottenere una licenza per produrre questi giochi esclusivamente grazie al loro CEO, che si trovava al posto giusto al momento giusto. Il loro era uno studio molto piccolo, e sono infatti riusciti ad ottenere la licenza prima che la serie esplodesse anche qui in Occidente. Il primo gioco della serie è stato in sviluppo per circa lo stesso tempo del secondo e del terzo capitolo, ma qualitativamente parlando è molte spanne sotto i suoi successori. Questo perché il team che si è occupato dello sviluppo del primo titolo non era composto da altro che da due programmatori ed uno stagista. Il resto del team, che avrebbe poi lavorato al resto della trilogia, non fu assunto se non fino a metà del periodo di sviluppo del primo capitolo. Quel poco tempo che hanno potuto spendere lavorando sul gioco, infatti, è stato investito per sistemare il prodotto e dargli una ripulita, ma non hanno potuto fare cambiamenti sostanziali. Tutto ciò che è stato ideato per il gioco, inoltre, ergo tutto ciò che non arriva direttamente dal manga o dall'anime di Dragon Ball, è stato creato proprio dalla Webfoot Technologies ed è stato approvato dal loro publisher, la Atari, dalla Toei Animation e dalla Nintendo. Il team originariamente voleva che i giochi avessero un nome differente, ed il secondo e terzo capitolo si sarebbero chiamati Legacy of Goku 2, Future Shock, e Legacy of Goku 3, Buu's Fury.
Ciò nonostante, probabilmente per una richiesta di Atari, i giochi furono infine chiamati Dragon Ball Z Legacy of Goku 2 e Dragon Ball Z Buu's Fury. Bene, anche per questo Did You Know Gaming è tutto, ma arriveranno presto nuovi video, quindi per non perdervi iscrivetevi al canale e soprattutto visitate il canale originale Did You Know Gaming. Io ne approfitto, oggi rifaccio la mia outro nel setup da streaming, più per volontà che per altro perché potrei tranquillamente setupare la telecamera, ma preferisco farlo qui, per ricordarvi che anche oggi, che è venerdì, siamo in live su Twitch e giochiamo, se non erro, a ciò che ha vinto il sondaggio su Telegram, quindi se volete venite a farmi compagnia su Twitch. Ne approfitto inoltre per ringraziare il mio amico Scheggia e la mia amica Aslan, senza le quali conoscenze di Animal Crossing questo video sarebbe uscito un sacco in ritardo, perché mi hanno aiutato durante le ricerche che ci sono dietro la traduzione di ogni singolo video di Did You Know Gaming, quindi grazie mille. Detto questo ragazzi vi saluto, fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate con commenti, like e dislike, andatevi a vedere video vecchi, è uscito un video in cui ho rotto per sola qualche giorno fa, c'è il Did You Know Gaming di Mewtwo, c'è un sacco di roba da vedere, la mia mano diventa energia se la metto qui. Noi ci rivediamo al prossimo video, al prossimo doppiaggio o alla prossima live. Ciao!